Giovan Battista Castagna, dopo 2 anni, arriva all'assoluzione per suora Edda e suora Alice. Ricordiamo che furono accusate di maltrattamenti ai bambini qui all'orfanotrofio a Casamicciola. È una notizia che ci fa piacere sicuramente a tutta la comunità casamicciolese e non, perché poi suora Edda era internazionale. È chiaro che dispiace che per 2 anni la povera suora Edda ha dovuto veramente sopportare tante cose, e questo sicuramente è una prova, è stata una prova veramente dura per suora Edda, però l'ha superata brillantemente, come era poi già si capiva dalle prime battute del novembre 2022. Il problema è che resta l'amaro in bocca di tutte quelle parole che si sono dette su una persona che si conosceva da tempo, quindi si capiva che insomma tutto quello che si diceva non era possibile. Infatti lei fu tra i primi a non credere a queste accuse. Assolutamente sì, perché ne sono certo, ho lavorato, abbiamo lavorato, abbiamo con suora Edda superato tanti problemi. Sono stato presente tante volte all'asilo, quindi la mia testimonianza era veritiera, perché partiva da quello che ho visto sempre, da quello che hanno visto tanta gente fare di questa veramente suora, ecco, che ha dato tanto per la nostra Casamicciola. E lanciamo appunto un messaggio a suora Edda e suora Alice. Ma vi voglio bene, ma loro lo sanno che il bene che voglio io è il bene di tutti quanti, quindi sicuramente ecco, di mettere da parte questi 2 anni e di raccontare questa storia magari come una prova che il Signore, il nostro Signore, ha voluto mettere ecco, alla prova suora Edda, e quindi ecco, nella sostanza è solo un brutto ricordo.